Ok, penso che il microfono funzioni. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Ego. Oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi. Oggi con un nuovo video, oggi con il deck del primo in Italia. Oggi il primo in Italia ragazzi va a utilizzare Bridge Spam. Il tizio in questione è e come potete vedere signori 3.5 Bridge Spam, ovviamente senza l'ariete da battaglia Evo, bensì preferisce utilizzare il bombarolo Evo e la Zap Evo. Pekka, Little Prince, Casper, Mother Witch, ariete da battaglia e frecce. Lo vado a copiare e incollare in classica ragazzi, perché sono sicuro che ha la duchessa dei pugnali. E infatti signori ha la duchessa dei pugnali. Che dire, Bridge Spam Top Italia, non potrei essere più fiero di questo deck. Andiamo a provare questo Bridge Spam. Senza l'ariete da battaglia Evo non l'avrei mai detto signori, ma a quanto pare la gente però preferisce non utilizzare l'ariete da battaglia Evo, bensì andare a utilizzare il bombarolo. Va bene fra, va bene. Se dovessimo riscontrare qualche problemino in fase di push ragazzi, potrebbe essere un cinci che vado a fare. Ma lo farò secondo voi? Assolutamente no, perché la rete da battaglia Evo mi piace troppo assai. Allora, io lo sto testando in classica ragazzi per il semplice fatto che ho la duchessa dei pugnali al 12 e attualmente in ladder abbiamo le torri al 15, quindi non avrebbe minimamente senso ragazzi andarlo a provare con la torre normale questo deck. Forse avrebbe più value la rete da battaglia con la torre normale ragazzi, può essere, può essere signori, perché no. Allora io molto tranquillamente, è bello bello ragazzi, bello bello bello, zappettino, ok, va bene raga, va bene raga, perché lui comunque si è investito tutto il suo elisir per difendersi. Quello che ha guadagnato l'ha ributtato un'altra volta, quindi va bene. I danni gli sono entrati proprio a profusione, incredibile mondo nello Shandlemon. Andiamo con Casper, perfetto, vediamo un po' se riusciamo a essere sopritti con lo Shandlemon con un grandissimo bombarolo ragazzi. Va bene, nel complesso mi va anche bene, non credo che lui abbia, e invece sì. E invece sì ragazzi, ha abilitato, va bene. Andiamo a utilizzare di questo per favore. Andiamo a fare di questo per favore, per cortesia divina. Dovrebbe andare con la Tesla lui. Va bene, bombarolo è arrivato sotto torre, Tesla Evo. Ci può stare ragazzi, ci può stare. Lui va a giocare Arco X signori. Noi ovviamente stiamo abbastanza nel chill, perché dobbiamo. Pecca. Ovviamente tripla zap ragazzi, assolutissimamente, per non saper né leggere né scrivere. Ho utilizzato la zappevo lui, eh, quindi attenzione. Bella la fireball, lui non ci dovrebbe arrivare sotto senza troppi problemi. Andiamo a fare di questo, ok. Cerchiamo di ripartire dal fondo con il pecca ragazzi. Qui secondo me l'arietone da battaglia, quello bello, quello gigante, quello strong, ci avrebbe aiutato una cifra, raga. Penso questo, sinceramente, del tutto. Ok, andiamo con le frecce, ragazzi. Secondo me sono pulite queste frecce. Ok, Little Prince di là l'ha dovuto difendere, quindi top. Va bene, mi spawni qualche maialino per favore, così l'arco X è un attimino occupato, grazie, perfetto. Ok, ok signori, ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo con l'arietona, perfetto, andiamo con il Little Prince, la torre lì si è scaricata del tutto. Fra, tranquillo, tranquillo fratellino, perfetto, prendeci gli schiaffi, tiri tiri e stai tranquillo. Bene, secondo match ragazzi contro TKRKYTT signori, e si va. Ui, ui, aspetta, aspetta fra, aspetta. Ah, ok, perfetto, fatto tutto a posto. Allora io in teoria già ti potrei bridge spammare fratello, ma anzi sai che ti dico, visto che quella robetta là ce l'hai mezza scarica praticamente,
Ma sì, dai, andiamo a fare di questo, per favore. Avrei potuto abilitare tantissimo, eh. Se avessi abilitato, regà, i danni entravano, per carità divina. Ok, lui super iper mega cycle. Diamo il bombarolo. Perfetto, intanto se stanno a spammare messaggi, regà, non ci fate caso, non ci fate caso, regà. Non ci fate caso. Allora, come on girl, come on boys, come on, let's go. Allora, per bucare quelle torri là, noi sappiamo esattamente che abbiamo bisogno del pecca avanti. Questo è poco ma sicuro, è stra assodato. Quindi, con molta calma, io ti direi, e però pecca dal fondo così, regà, senza sapere lui che win condition ha, è un po' particolare. Diamo il pecca. Minchia, minchia, il monk ne fa entrare di hit con quella torre là, eh. Per carità, carità devo. Oh, il maialino avanti, tanta roba. Il maialino avanti, signori, è gustoso. Per carità, carità devo. Il maialino avanti, signori, è parecchio gustoso. Zap, perfetto, regà. Io sto tranquillissimo così, guarda. Sì, 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 sì. Va benissimo. Va benissimo, va benissimo. Però, ma che te stai a preoccupare? Ma vai nel chill più totale. Andiamo con Casper, perfetto, che difende molto molto bene il Todos. E lui si deve andare a difendere, giustamente. Non ho la zap sotto mano per disporre per bene quelle robe là. Andiamo in Little Prince. Che fai? Va bene, va bene, ci sta, a posto, a posto. Va bene, va da tutto bene. Andiamo a fare di questo. Oi, sono arrivato male, peccato. Peccato, ragazzi, sono arrivato un po' malino. Andiamo con il pecca sicuramente di qua. Perfetto. Facciamo entrare in it lì, non ci sono problemi di nessun tipo proprio. Andiamo a fare di questo. Ok, sicuramente vado con le frecce. Sicuramente vado a fare di questo. Perfetto, sicuramente me ne vado con Casper. Ok. Ok. Ottimo. Casper di là è entrato. Fra, ti ho praticamente demolito. Ma perché, zio, non hai margine. Cioè, se ti pusho con il dietro al pecca, fra, non hai veramente margine di scamp. È pacifico, bro, è pacifico. È pacificissimo. È Pacific Cream proprio. Cioè, non puoi niente. GG. Tre corone. Mamma mia. Terzo e ultimo game, ragazzi, contro Asdrubale. Lo chiameremo così perché va bene. Anzi, no, è il giapponese, ragazzi, perché comunque nel clan c'è Japan, quindi top. Volete queste torri, ragazzi? Appena sono in live, passate, vi abbonate e vi giro il link su Instagram. Promesso. Promesso, signori. A un massimo, ovviamente, di tre persone, perché non è che c'ho tutte ste skin, raga. Non è che c'ho tutte ste skin. Allora, procediamo in questo modo. Ok. Ok, andiamo a fare di questo. Perfetto. Aiu. Sicuramente zappa, ragazzi, ce la tiro. Così quella robetta là ce la facciamo fuori. Perfetto. Stessa roba il tipo, sinceramente. Lui ha golem sicuro, regà. O golem dell'elisir. Tranquillissimo proprio. E un altro estrattore, fra, mi vuoi proprio demolire. Gli estrattori, raga, è difficile che li tiro giù, eh. Perché ho frecce zap. Quindi non è che possiamo fare chissà che cosa. Molto difficile che li tiro giù. Andiamo a pushare. È l'unica cosa che mi viene in mente da fare. Non posso giocarmi pecca, assolutamente. Anche se è quella carta lì che mi dà value. Eccolo là. Allora, golem. Se non ha draghetto elettrico, ragazzi, non è un problema. Se non ha draghetto elettrico. Vediamo un po'. Nightwitch, Nightwitch non è un problema. Fireball su Motherwitch, va bene. Sì. Facciamo di questo, raga. Nel massimo chill, nella massima esponenza più totale. Di là mi ha buttato giù torre, raga. Sì. Di là mi ha buttato giù torre tantissimo. Andiamo con le frecce. Ok. Regà, sta sopra con l'elisir. È pacifico. È pacifico, signori, che mi faccia tutto questo male. È su con l'elisir, ragazzi. È su tantissimo con l'elisir il tipo. C'aveva anche gli scheletrini evo, quindi non è che chissà. Non ce la fa, sai, tutte queste cose qua. No, raga, ce la fa a farmi male. Ce la fa a farmi male. Andiamo sicuramente con la Motherwitch.
Siamo abbastanza sicuramente con il bombarolo. Ok, dobbiamo tenere la calma, perché ci abbiamo tempo di fare cose faighe. Lui infatti si va a difendere con l'estrattore, raga. Praticamente dovremmo stare su, eh. Dovremmo stare su, signori. Quindi ottimo. Ok, perfetto. Di là Casper anche ci è arrivato. Io continuerei un attimino a bombardare, ragazzi. Perfetto. Andiamo con il bombarolo. Zio, ti buco tantissimo. Ti buco tantissimo. Fra, sei partito a bomba. E chi parte a razzo finisce a... Lascio l'ultima parola a voi, con le stelline sotto nei commenti. Signori, che vi devo dire di questo deck? Da giocatore di bridge spam, fantastico anche con queste torri della duchessa. Purtroppo non lo posso utilizzare in ladder, ragazzi, per ovvi motivi, cioè proprio lei, la duchessa dei pugnali, ce l'ho di livello 12. Attualmente sono con le carte al 15, quindi me la sogno tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video, in ogni singola live. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Eco.